Ciao ragazzi, qui Lorenzo Miglietta di grafigata.com e in questo video andiamo a parlare di miglioramento. Andiamo a parlare di che cosa fare quando noi creativi, noi designer, ci sentiamo come se non stessimo migliorando, ci sentiamo come se non stessimo facendo progressi. Prima di cominciare il video faccio un brevissimo, veramente brevissimo annuncio. Su grafigata.com, nella Grafigata Academy, la nostra piattaforma dove con i nostri videocorsi aiutiamo i designer a migliorare le loro competenze, è appena uscito un nuovo fantastico super videocorso, Motion Design Academy. Un corso che ti insegna a realizzare animazioni fighissime, straordinarie con Adobe After Effects. E non solo. Il corso è appena uscito e trovi tutte le informazioni, tutti i dettagli qui sotto nel link nella descrizione oppure qui sopra nel link che appare qui nelle schede a lato. Molto bene, ora possiamo iniziare a parlare dell'argomento di questo video, il miglioramento, il fare progressi e il sentire di non fare progressi, di non migliorare, come superare quel blocco mentale. Tutto questo video e questa mia riflessione nasce da un messaggio che ho ricevuto alcuni giorni fa su Instagram. Sono graphic designer da 5 anni e da un po' di tempo, nonostante produca tanti lavori, sono in una fase di stallo, come se avessi smesso di migliorare. Lavori di oggi mi sembrano lavori fatti 3 anni fa, ad esempio. Che cosa dovrebbe fare un graphic designer per superare i propri limiti e continuare a migliorare in questi casi? Questo messaggio in realtà mi ha fatto tanto riflettere, mi ha fatto tanto ragionare, proprio perché non solo credo che sia una situazione molto comune, credo che sia qualcosa che molti designer affrontano, ma io stesso ho affrontato varie volte nell'arco della mia carriera di sentirmi come se stessi smettendo di migliorare, come se la mia creatività fosse bloccata, come se anzi non solo non stessi più migliorando, ma forse in un certo senso stavo anche peggiorando. Andiamo a cercare di capire perché e che cosa succede in questi casi e come rimediare. La verità è che quando si diventa graphic designer, e qui sul mio canale YouTube ho fatto un video proprio su come fare quei primi step iniziali, c'è una curva di apprendimento. Ci sono tutta una serie di cose che vanno imparate e man mano che le si impara, per quanto impegnativo possa essere, per quanto difficile possa essere, è comunque qualcosa di immediato, qualcosa di veloce, qualcosa di gratificante. Ma in realtà questo succede quando si impara qualunque cosa nuova. All'inizio le cose che si imparano sono tantissime. Ogni cosa nuova che impari produce un impatto enorme e dà un risultato tangibile. Impari qualcosa di nuovo e metti subito in pratica, subito riesci a fare quella cosa lì, riesci a risolvere quel problema, riesci a comprendere come funziona quella determinata cosa. Un po' ad esempio come è successo con tutti gli studenti che hanno seguito il mini corso gratuito che abbiamo realizzato per promuovere il corso Motion Design Academy. Questo mini corso aveva semplici 4 lezioni dove si andava a insegnare come animare un poster molto semplice con una scritta. E centinaia di studenti hanno seguito questo corso e hanno completato quell'esercitazione e in tantissimi ci hanno scritto che non avevano mai aperto After Effects, che è il software per fare animazioni 2D ma anche effetti speciali e tante altre cose che comunque hanno a che fare con il motion design, e ci hanno scritto tantissime persone che veramente non l'avevano mai utilizzato e sono riuscite a fare questa esercitazione. Quindi in questo caso si può proprio vedere nella pratica che queste persone hanno imparato qualcosa e sono subito riuscite a metterla in pratica, subito riuscite a realizzare qualcosa. E questo è qualcosa di estremamente gratificante, dà proprio quasi una sensazione chimica, fa produrre proprio dopamina, no? Impari qualcosa, la metti subito in pratica. E per questo che forse i primi mesi, i primi anni in cui si fa il graphic designer e si inizia a creare le prime cose e ogni volta si migliora, ogni volta si imparano cose nuove che impattano tantissimo le tue creazioni, diventano sempre più fighe, diventano sempre più belle, è sempre qualcosa di meglio, ecco, in quei casi la gratificazione è enorme, in quei casi si è contenti, si è anche motivati, c'è una grande motivazione, ti dici che bello fare quello che sto facendo, e se poi diventi pure bravino e inizi addirittura a trovare un lavoro oppure a trovare lavori come designer freelancer, beh, allora la gratificazione è ancora più grande, come in questo caso nel messaggio che ho ricevuto da parte di Vincenzo. Lui dice che fa il designer ormai da 5 anni, fa tanti lavori, quindi io do per scontato che comunque abbia un buon giro, riesca a fare un bel po' di cose,
produca tanto, crei tanto, ma nonostante ciò ora, in questo momento, si sente bloccato. Questo perché ad un certo punto cosa succede? Succede che appunto si diventa bravi, ma comunque ci sembra di non migliorare più. Perché? È una cosa matematica. L'impatto delle cose nuove che si imparano è sempre minore. Quando passi da una cosa sola che sai a saperne due, l'incremento percentuale è del 100%. È un incremento del 100%. Passi da uno a due. Hai raddoppiato le cose che sai. L'impatto ovviamente sulle cose che sai fare, su proprio quello che riesci a mettere sul foglio o sulla tavola del computer, è enorme. Ma se ne sai già 100 di cose e passi a 101, quindi ne sai una in più, è come prima, no? Anche prima passavi da 1 a 2, ne sapevi una in più. Ma l'impatto, l'incremento di cose nuove che sai è solo dell'1%, non è più del 100%. E quindi è ovvio che la tua percezione, la tua sensazione di miglioramento è minore. Quindi innanzitutto c'è questo aspetto. Anche se impari cose nuove, comunque l'effetto, l'impatto, il risultato sui tuoi lavori, sulle tue competenze non è così enorme, non è così forte, così grande come quando eri agli inizi e ogni cosa che imparavi aveva un incremento a livello percentuale, proprio un impatto gigantesco. Ecco, a questo punto molto spesso succede il disastro. Perché tu continui a imparare cose nuove, ma continui a percepire che sì, ok, sono utili, sono cose nuove, sono fighe, ma comunque non è che vanno a cambiare radicalmente la tua carriera, non è che vanno a cambiare radicalmente quello che tu poi vai a produrre, quello che vai a creare, quello che vai a fare come designer. Quindi, cosa si fa? Molto spesso si cade in una sorta di tranello psicologico autoimposto. Si smette di imparare cose nuove, perché tanto non serve poi così tanto. E allora ci si concentra sul lavoro, ci si concentra sulla carriera, ci si concentra su altre cose, si danno scontate le proprie competenze, le si usa solamente per portare la pagnotta a casa, non ci si impegna magari più neanche tanto. E beh, allora non solo la sensazione di smettere di migliorare si concretizza, cioè tu letteralmente non stai veramente più migliorando, ma rischi anche di peggiorare, perché delle tante competenze magari che avevi appreso negli anni, delle famose 100 competenze che avevi appreso fino a quel punto, magari ne utilizzi una settantina. Quelle 30 che non utilizzi costantemente o che non alleni o che non le inizi magari anche a perdere, si iniziano un pochino ad atrofizzare, finché poi non ti ricordi più come si fanno, non sai più come si sviluppa quella cosa lì, non sai più come realizzare quella funzione, non hai perso una competenza, quindi non solo non stai più migliorando, stai anche peggiorando. E quindi sì, davvero i nostri lavori sono come quelli che potevamo fare 3, 5 o 10 anni fa. Anzi, addirittura a volte sono anche peggio. Ma sai perché è accaduto? Perché abbiamo smesso di nutrire la nostra creatività come designer. Abbiamo smesso di allenare la nostra mente. Abbiamo smesso di imparare cose nuove. Ma se vuoi continuamente migliorare, e non solo, se vuoi mantenere anche solo il tuo livello di competenze, devi allenarti. Devi imparare cose nuove, devi migliorarti e quindi ti devi sbattere, devi studiare, devi leggere libri, devi seguire corsi, devi seguire video su YouTube, devi scoprire cose nuove, seguire riviste, newsletter o quant'altro che ti possano dare feedback, ti possano dare nutrimento, perché la creatività è qualcosa che va allenato e se non lo si allena, dopo un po' si perde, non è una competenza acquisita. Non è qualcosa che prendi, compri e te lo metti in cassaforte e ce l'hai per sempre. No, la creatività è qualcosa, è un muscolo e se un muscolo lo smetti di utilizzare, perde quelle capacità che aveva precedentemente. Però come il muscolo, anche la creatività ha una sorta di memoria muscolare. Quindi se ti senti in una situazione che è un po' di tempo che non ti sembra di migliorare, non stai imparando cose nuove, eccetera, eccetera, tranquillo, perché riprendere la cosa, riprendere l'allenamento è ovviamente più facile che ripartire da zero, quindi non ti preoccupare. E quindi alla fine bisogna fare una cosa un po' controintuitiva, cioè andare contro quello che è il nostro istinto, quello che ci dice di fare le cose un po' più velocemente, un po' più tagliare per scorciatoie, no?
Quindi più siamo bravi, più dobbiamo studiare, in modo che l'impatto delle cose nuove che impariamo è sempre più alto. Ed è un po' il discorso delle competenze a forma di T e delle competenze a forma di Y, no? Ne avevo parlato in altri video, ne ho parlato anche sul blog di Grafigata. Quando si parte, cerchiamo sempre di sviluppare le nostre competenze a forma di T, in modo di posizionarci sul mercato, andare molto verticali su una singola cosa e saperne giusto l'infarinatura di base di tutte le altre cose correlate. Ma poi crescendo, le nostre competenze devono sempre più diventare a forma di Y. Quindi siamo molto verticali su una cosa, ma ne sappiamo anche abbastanza su tante altre cose affini, e addirittura poi si potrà arrivare a quello che è la visione un po' delle competenze a V, quindi non solo una sola competenza che emerge, ma anche tante in cui veramente si è professionali e si hanno delle competenze avanzate. Quella è un po' l'aspirazione che dovrebbe avere, secondo me, un designer. Uno studio costante, un aggiornamento costante. E lo so che è uno sbattimento, lo so che è una menata, ma come aveva detto un professore, uno dei primi giorni di lezioni all'università, quando ancora studiavo ed ero studente, è sempre meglio che lavorare. A parte gli scherzi, questo video ha lo scopo, l'obiettivo di spingerti, di motivarti a imparare costantemente, a migliorarti come designer, altrimenti rischi tu stesso o tu stessa di provare quella frustrazione che io stesso e anche tante altre persone che mi hanno scritto, non solo questo messaggio che mi ha dato un po' la scintilla, l'ispirazione per fare questo video, si rischia di atrofizzarsi, si rischia di demotivarsi, si rischia di frustrarsi perché si è bravi ma non si migliora e quindi qualcosa non va e anzi si inizia a peggiorare. Quindi bisogna sbattersi, la verità è quella. Molto bene, questo video è concluso. Ci tengo veramente tantissimo a sapere il tuo punto di vista su questo argomento. Puoi anche dirmi: Lorenzo, non hai capito assolutamente niente. Puoi anche dirmi: non bisogna studiare così tanto. Non mi interessa, ci tengo tantissimo a sapere anche se sei in disaccordo con me, perché magari ne potrebbe nascere una bella conversazione, o ancora meglio, che è la cosa che adoro di più, potresti farmi cambiare idea. Quindi mi raccomando, lascia un commento qui sotto e fammi sapere il tuo punto di vista. E se ancora non l'hai messo, schiaccia quel pulsante dei mi piace se il video ti è piaciuto. Se ancora non sei iscritto, iscriviti al canale e schiaccia la campanellina per ricevere una notifica a ogni nuovo video. Noi ci rivediamo nel prossimo video.